Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati nel mio canale YouTube Electronic and CNC Lab. Nel video di oggi realizzerò per voi, disegnando prima con il mio software CAD, che nel mio caso è Design Spark Mechanical 5.0, la replica di un attrezzo che non può mancare nel laboratorio di un elettronico o di un maker. Sto parlando della barra piega componenti assiali, come i resistori, i diodi, alcuni tipi di induttori e anche i ponticelli elettrici. Allora, vediamo nel riquadro in basso a sinistra il software Design Spark Mechanical 5.0. E per disegnare questo attrezzo sono partito dalla sua base di appoggio. Da lì ho realizzato la sua sagoma e successivamente, come vedremo fra poco, una volta ultimata la sua base, ho traslato verso l'alto il solido fino a raggiungere l'altezza voluta. Da lì poi in avanti ho realizzato le varie scanalature per poter inserire i componenti e piegarne i terminali. Invece sullo sfondo vediamo la stampante 3D, una GTEC A20M, di quelle a doppio filamento con il singolo estrusore. E in questo momento sta realizzando la stampa della base. La realizzazione di questo pezzo, tra l'altro, non richiede neanche molto tempo. In un'ora e mezza, anche un pochino di meno, si riesce a stamparlo. E per chi volesse realizzarselo, troverà in descrizione al video il link al file STL ed eventualmente anche al CAD del pezzo per eventuali modifiche prima della stampa. Allora, la storia di questo mio attrezzo, che avete visto anche all'inizio del video, quello un po' malconcio in basso al centro, va indietro nel tempo di almeno una trentina d'anni. Era circa la fine degli anni 80, inizio anni 90. A quei tempi ogni mese acquistavi in edicola due riviste di elettronica, che adesso non esistono più. Una era Nuova Elettronica, e molti di voi sicuramente la conoscono, di cui posseggo anche tutti i numeri. L'altra rivista che prendevo ogni tanto era Progetto Electro, che è stata pubblicata fino al 1998. Ed è proprio in omaggio a questa rivista che ho ricevuto questa barra piega componenti assiali. E a quei tempi non avrei mai pensato che un oggetto così semplice ed esteticamente anche un po' bruttino, visto che la stampa iniezione plastica non era venuta neanche tanto bene, mi avrebbe accompagnato per così tanti anni. Alla fine però mi ci ero affezionato e l'ho tenuto fino ad oggi. Però ultimamente, riguardandolo, ho pensato: chissà come verrebbe un oggetto del genere con le tecnologie attuali, magari usando una stampante 3D. E così è nata l'idea di questo preziosissimo oggetto che adesso ho realizzato. E vi devo anticipare che ovviamente non mi sono fermato a realizzare il pezzo solo con una tecnica di stampa o di lavorazione, ma ho provato altri due tentativi anche per avere una comparazione dei risultati, e devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso. E vi invito a guardare il video fino in fondo e giudicare voi stessi i risultati finali e trarne poi le conclusioni. Siamo adesso quasi alla fine della stampa e qui adesso arriva la parte più difficile, che avrei dovuto forse fare rallentando l'avanzamento
del processo di stampa stesso, perché i piccoli dettagli, i piccoli particolari, se fatti troppo in fretta, poi vengono un po' approssimativi. Ma comunque il risultato finale merita di essere considerato e adesso lo vedremo. Bene, adesso che la stampa è terminata, vi voglio far vedere prima il campione che ho utilizzato per realizzare la replica e si vede sulla destra il nome della rivista Progetto, che stava per Progetto Elector, e qui la replica fatta in PLA bianco. Come si possono vedere, le scanalature dove vanno a inserirsi i reofori sono un po' arrotondate. Qui sul fianco ho scritto invece i passi dei resistori, e si va da 7 mm e mezzo come distanza tra i reofori piegati fino a 17 mm e mezzo. E la maggior parte dei componenti assiali, come resistori, diodi e anche i ponticelli utilizzati, rientrano in questo range di misure tra 7,5 e 17,5. E quindi si può vedere anche la comodità nella piegatura dei reofori, che diversamente dovrebbe essere fatta con una pinza per elettronica oppure con attrezzi improvvisati. Qui poi mi sono un po' dilungato a piegare varie tipologie di resistori, dai resistori a carbone, resistori a filo avvolto, resistori a film resistivo e resistori di potenza alla fine, giusto per testare l'efficacia dello strumento. Come vi ho anticipato poco fa, ho provato con altre due tecniche la realizzazione di questa barra piega o componenti assiali e una di queste due è stata fatta con una stampante a Resinovi, una Elegoo Saturn 4K, che utilizza una resina fotopolimerica che permette di ottenere risultati e dettagli irrealizzabili con una stampante FDM. Infatti su questa sono riuscito anche a disegnare, comunque a serigrafare i passi di piegatura con un rilievo di 3 decimi di millimetro e devo dire che sono estremamente nitidi, molto leggibili. E invece sul fianco ho indicato con un bassorilievo il nome del mio canale YouTube e adesso andremo a vederlo. I dettagli sono veramente molto definiti e non c'è paragone. E da qui si vede veramente una differenza notevole tra la stampa FDM e la stampa resina. Qui adesso invece vediamo il campione di partenza e le tre stampe. Quella in fondo è una fresatura su un blocchetto di legno massello. Poi
Purtroppo i dettagli non sono venuti perché troppo piccoli e la fresetta li ha fatti saltare quasi tutti. E qui adesso vediamo invece il pezzo di partenza e la stampa resina, chiamata anche stampa MSLA, che sta per Masked Stereolithography, con resina UV. E il risultato è sicuramente il migliore dell'originale. Bene, a questo punto direi che abbiamo finito. E se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like e iscrivetevi al mio canale. Ma se volete ricevere gli avvisi automatici ogni volta che carico un video, cliccate anche sulla campanellina. Adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon divertimento!